Che schifo veramente! 2 su 2! È incredibile! 2 mondiali su 2! Ma vi rendete conto? Sì, sto in pigiama. Ok, sto in pigiama, non me ne frega niente. Non me ne può fregare di me. Ma voi vi rendete conto? Ma voi vi rendete conto della figura di merda epocale che abbiamo fatto stasera? E me ne sbatto i coglioni di quelli che dicono: ma abbiamo vinto l'europeo! Hai perso in casa con la Macedonia! Ah, regà! Con la Macedonia! Un tiro in porta hai preso, tu ne hai fatti 30, 30 non sei riuscito. Vergognatevi! Vergognatevi veramente tutti quanti! Siete una squadra di pippe, una squadra non riesce a vincere contro la Macedonia, che doveva venire stasera qui e fare la vittima sacrificale. E invece ha vinto giustamente. Giustamente ha vinto. Cioè, noi vi rendete 2 mondiali su 2 saltati. Un altro mondiale a guardarlo dal divano. Un altro mondiale, tutti a casa. Bravi, bravi. Me ne sbatte i coglioni l'europeo. Preferivo perdere l'europeo e andare al mondiale. Perché tu, l'Europa è come se non l'avessi vinto. Complimenti a tutti quanti. Complimenti a tutti. Adesso ditemi, la Macedonia ha fatto il catenaccio. Sì, intanto l'ha fatto. Un tiro in porta l'ha messo dentro. Tu ne hai fatti 30. 30 tiri in porta. 30 tiri in porta. Non hai preso la porta. Ma siamo una squadra di merda. Una squadra di merda. Non vi meritate. Fuori tutti dai coglioni, Mancini, fuori! Tutti! Fuori tutti dai coglioni! Non me ne frega niente che hai vinto l'Europeo nel 2020 e poi esci contro la Macedonia. La Macedonia, una squadra. Questi quando ritornano a casa vanno a far turno in fabbrica, Cristo! Tu c'hai giocatori che sono strapagati, c'hai Pellegrini! Che domenica ha fatto un euro gol contro la Lazio, no? E oggi ha toccato 2 palloni. Ma come cazzo? Non posso, cioè. Questo è l'emblema. Questo è l'emblema del calcio italiano. L'emblema del calcio italiano. Noi, raga, non abbiamo. Cioè, la Francia si presenta con Mbappé, Griezmann, Giroud, diciamo. Mbappé, Griezmann, Dembélé. Cioè, tra tutti questi tre penso l'età media sarà 24 anni. Cioè, noi invece ci presentiamo con Raspadori, Berardi. Ma che cazzo, Immobile. Ma Cristo è Dio. Raspadori, Immobile. Insigne, porco due, ha sbagliato tutto quello che c'era. Tutto! Berardi ha sbagliato un gol a porta! Ma come cazzo si fa? Ma tu sei a porta vuota, la devi sfondare quella porta! Quello che ha fatto la Macedonia è quello che dovevamo fare. Non l'hanno fatto loro! L'hanno fatto loro! Loro t'hanno fatto. Cioè, tra i coschi ci ha avuto un cazzo di pallone! Uno! E te l'ha schiaffato in porta! E t'ha spaccato la porta! Tu invece a porta vuota gliel'hai appoggiata, questa è la differenza, gliel'hai appoggiata. Berardi, ritirati. Berardi ha fatto, è l'unico in Europa a stare a doppia cifra di gol assist. Pensate quanto fa schifo il campionato italiano. Questo è l'emblema del calcio italiano. Noi non valorizziamo i giovani. Noi, almeno da noi, o un giovane diventa Gesù subito, lo metti in prima squadra e ti fa tripletta, allora va bene, lo possiamo far giocare, forse, ok? Altrimenti, regà, no, cioè, il Barcellona che aveva perso 8-2 con il Bayern, no? Che cosa ha fatto? Ha ricominciato dai giovani, Pedri, Gavi, Ferran Torres, vabbè, diciamo chiamarlo giovane Ferran Torres, però Ferran Torres, chi altro ci ha messo? C'è stato Ricky Puggio, quello là, non mi ricordo, mi sembra di sì, Ricky Puggio si chiamava, no? Noi invece le squadre di Serie A, Juve, Inter, Milan e Napoli, quanti sono i giovani che possono essere considerati a livello di questi qua? Mi trovate un giovane in Italia che sia a livello di Gavi? Regà, 19 anni, Gavi. Me lo trovate uno in Italia che sia come Gavi?
Dai, me ne trovate uno, vi do 100 euro così. Dai, uno che sia come Gavi a 19 anni. Un 19enne come Gavi, ma pure un 21enne. Un 21enne che sia come Gavi. Non esiste, non esiste. Centrocampo oggi da Serie C. Da Serie C. Ma vergognatevi, da Serie C. Cioè, Barella in guarda Barella. Io non lo so che cosa è successo a questo giocatore. Barella, sei stato inguardabile. Ogni volta e fai un passaggio e ci pensi 3, 4, 5, 8 mila volte e poi la perdi. Ma che cazzo c'hai? In Giorginio, l'avete visto? Ha giocato Giorginio, un fantasma. L'unico che ha fatto veramente qualcosa è stato Verratti, che è l'unico giocatore buono che ci abbiamo. L'unico che ha fatto qualcosa. Gli altri tutti... Oddio, un attacco imbarazzante, raga, imbarazzante. Cioè, Insigne, Immobile e Berardi in tre hanno fatto meno di Trajkovski da solo. Cioè, è una cosa impressionante, raga, una cosa impressionante. Cioè, voi vi rendete conto che non è che dico non, noi non abbiamo il giocatore che ti fa, che ti inventa la giocata. Ma perché la Macedonia ce l'ha il giocatore che si inventa la giocata? Eppure mi sembra che Trajkovski ha preso da 30 metri e ha detto vaffanculo, stiamo al 91esimo, la butto dentro. E l'ha buttata dentro! E hanno meritato di passare! Eliminati dalla Macedonia, raga, due mondiali. Complimenti, complimenti a tutto il club Italia. Due mondiali, mai successo nella storia. Due mondiali di seguito. Due mondiali di seguito falliti alle qualificazioni. Una qualificazione che era fatta. Era fatta, raga, contro la Svizzera. L'abbiamo buttata nel cesso contro Bulgaria e Svizzera. Due squadre che dovrebbero venire da noi e dirci: sentite, raga, non giochiamo neanche perché siete troppo forti. Torniamo a casa. Cioè, raga, è veramente uno schifo. È veramente uno schifo. Sempre con sto 4-3-3 di merda che ancora... Cioè... Cambieremo modulo. Non l'hai fatto. All'ottantesimo stai 0-0 in casa contro la Macedonia. Io dico, ma vuoi cambiare modulo? Cosa fai? Togli Immobile, mi metti Pellegrini falso. Ma che cazzo? Pellegrini che faceva la punta. Ma che cazzo? Ma che cosa ti frulla nel cervello, vorrei sapere. Pellegrini punta. E poi c'era gente, no, ma Balotelli non si... Raga, Balotelli stasera avrebbe fatto più di Immobile, più di Gio Pedro e più di Raspadori, tutte e tre messe insieme. Perché avete visto, voi avete visto quelli della Macedonia che erano due cristoni alti 4 metri. E magari un signor Balotelli avrebbe fatto comodo stasera. Visto che Scamacca non c'era perché si è infortunato, io Balotelli me lo sarei portato, non me ne frega niente del... Perché voi ancora ma si è bruciato la carriera. Raga, non me ne frega niente che si è bruciato la carriera. È il passato, a noi ci serviva adesso Balotelli. Perché è uno che ti fa... Perché è uno che c'ha il fisico, perché è uno che c'ha il tiro da fuori, perché è uno che ti fa reparto da solo, perché quando vuole lo sa fare. Perché Balotelli, raga, voi potete dire quello che volete, ma non è scarso. Non è scarso. La capoccia è quella che è, ma non è scarso. E questa sera sarebbe servito come il pane. Perché Immobile non è adatto per giocare nel 4-3-3 e si è visto. C'era, ma voi vi rendete conto che quando noi attaccavamo non c'era nessuno in area di rigore? Nessuno, raga, non c'era nessuno in area di rigore. C'era solo Immobile contro due cristoni alti 2 metri. Ma cosa ti fa Immobile? Immobile non è un giocatore da sponda. Immobile è uno che attacca la profondità. E continua a metterlo titolare. Se un giocatore non è adatto per il tuo gioco, non lo fai giocare. Non lo fai giocare. Perché è meglio uno che sia un pochino più scarso rispetto a Immobile, ma che è adatto a giocare in quel ruolo. Mi portavi Balotelli. Un altro fallimento. Cioè, raga, abbiamo fatto in 2 anni, dal 2017. È stata, ve lo giuro, raga, l'eliminazione contro la Svezia è stata meno peggio di questa. Perché tu dici, contro la Svezia c'è una squadra proprio che fa, cioè, a centrocampo Parolo,
Candreva, che lasciamo perdere. Cioè, noi adesso veniamo da un europeo vinto. Ragazzi, da un europeo vinto, vinto! E che facciamo nelle qualificazioni a meno di un anno dopo? Meno di un anno dopo? Vai ai playoff contro la Svizzera. Perché, ragazzi, cioè, c'è un girone da serie D. Svizzera, Bulgaria, non mi ricordo manco le altre quali erano, per quanto erano, cioè, e siamo riusciti, ci siamo impegnati per andare ai playoff. Ai playoff, tutti quanti! Oh, raga, io l'avevo visto, tutti quanti che guardavano, ma il Portogallo non ci avrà Ruben Neves, non ci avrà quell'altro, non mi ricordo, difensore, non mi ricordo come si chiama. Vabbè, non mi ricordo come si chiama. Il difensore, quello del Manchester City, adesso mi sfugge, non ci sarà. E tutti quanti, sì, vai, non c'è, e dai, perché la gente già stava pensando automaticamente che noi avremmo passato contro la Macedonia. Raga, voi ancora, questa è la classica mentalità dell'anno del di merda, che noi pensiamo di aver già, l'avevamo, la gente già aveva pensato che noi avevamo già passato con la Macedonia, eravamo già passati con la Macedonia. Noi già eravamo passati, perché tanto la Macedonia che cos'è? La Macedonia te l'ha messo nel culo! E tu hai fallito due volte il mondiale con squadrette! Con squadrette! Svezia e Macedonia. Due squadre che se liberano. Stasera la Francia o il Portogallo, quanto avrebbero vinto? 6-0, 7-0, quanto avrebbero vinto? Veramente, ragazzi, fate. Siete veramente questo è l'emblema del calcio italiano. Uno schifo immondo. Vi dovete ritirare tutti quanti. E dovete mettere cortesemente in Serie A. Io voglio vedere il 90%. Non me ne frega niente, raga. Basta con questi giocatori comprati a 70 milioni dall'estero. Non li voglio vedere. Io voglio vedere gli italiani. Nelle squadre italiane voglio vedere. Voglio tornare a vedere i Totti. Voglio tornare a vedere Del Piero. Voglio tornare a vedere i Maldini e questa gente, i Pirlo, questa gente qua voglio tornare a vedere. Mi sono stancato di vedere il Pogba, il Lautaro Martinez, Lautaro Martinez, no? Basta con tutta sta gente. Dzeko, Lautaro Martinez, tutti tu. Noi internazionale, sì, e facciamo cagare comunque. Cioè, raga, veramente è una cosa veramente. Oddio, oddio, raga, guarda, mi viene l'ulcera. L'ulcera mi viene, veramente. L'ulcera mi viene. Noi giochiamo con gente che viene dal Sassuolo. Berardi. Cioè, raga, noi giochiamo con Berardi. Giochiamo con gente come Raspadori, che per carità sarà pure un bel prospetto. Ma mi volete mettere Raspadori a confronto a gente come Mbappé? O Dembélé? O gente come Gavi? Gavi, 19 anni, gli mette tutte e quattro le palle in testa, tutte e quattro, perché quattro ce n'ha di palle Gavi, 19 anni, 19 anni, Pedri, quelle sono le squadre. La Spagna c'ha un'altra, c'ha di nuovo un'altra squadra. Voi vedrete che la Spagna tornerà a vincere, probabilmente al mondiale già farà sicuramente meglio dell'europeo, ve lo assicuro. Vedrete dove arriverà la Spagna al mondiale, vedrete. Con un centrocampo del genere, Busquets, Pedri, Gavi, il centrocampo del Barcellona. Quella è la differenza, regà. In Italia, noi abbiamo il centrocampo, il centrocampo italiano è formato da Barella, Jorginho e Verratti. Barella e Jorginho invisibili, e Verratti che è l'unico che ha fatto qualcosa veramente. Gli altri, regà, inguardabili. Oggi la Spagna quante gliene avrebbe fatte alla Macedonia? Quanto gli avrebbe fatto girare la testa alla Macedonia? Cioè, e l'attacco non ne parliamo per niente, l'attacco non ne parliamo per niente, regà, Raspadori, Immobile, che questa è la differenza, regà. Immobile in Italia è un fenomeno, va fuori dall'Italia e diventa automaticamente questo è Immobile, questo è.
Mancini ci ha avuto all'Europeo, ragazzi, abbiamo avuto il miracolo, devo veramente dare ragione alla gente che dice che noi all'Europeo ci abbiamo avuto solo culo, perché quello è. Perché se tu vinci un Europeo, ok, vinci un Europeo e poi mi perdi in casa contro la Macedonia e non vai, no, di nuovo non vai al mondiale, vuol dire che tu sei una squadra di merda, all'Europeo ci ha avuto solamente il bucio di culo oppure qualcuno che ti guardava dall'alto, perché altrimenti non si spiega. Perché altrimenti non si spiega, raga. La squadra è la stessa, eh. La squadra è la stessa. Manca Chiesa, ma non prendo. Stasera potevi metterci anche Cristiano Ronaldo, non avremmo segnato. Non avremmo segnato. Perché c'è, raga, non è una cosa normale questa. Anzi, diciamo che forse Cristiano Ronaldo magari un gol da lontano te lo inventava pure. Senza parole, ragazzi, senza parole. Da oggi vi dovete sparire tutti. E il calcio italiano ha bisogno di una rivoluzione. Rivoluzione! Ma non nell'Italia, no! Dalle squadre italiane. Dovete mettere delle regole, perché basta vedere tutti questi stranieri. Perché, ragà, parliamoci chiaro, non è la storia. Ma gli italiani non giocano perché non sono pronti. No! Gli italiani non giocano perché non gli si viene dato fiducia. Non gli si viene dato fiducia. Perché io sono convinto che ci stanno un sacco di calciatori italiani che in questo momento stanno facendo bene, ma nessuno se li incula perché sono troppo occupati a vedere i Rabiot. Noi in Italia abbiamo gente come Rabiot, giusto per farvi capire. Ok? Giusto. E non è una critica contro i tifosi, contro la Juventus in primis, perché ho criticato anche la mia squadra, quindi in questo momento non sto considerando manco le rivalità. Ok? Abbiamo gente tipo Rabiot. Gente tipo Vesino, tanto per citarne uno. Gente tipo Sanchez, palesemente a fine carriera, che però ancora gioca. Noi abbiamo gettato nel cesso uno come Pinamonti, non gli abbiamo mai dato la possibilità di giocare. Ma come cazzo pretendi che questa gente possa esplodere se tu continui a fargli fare prestiti su prestiti, su prestiti, su prestiti? Non lo so, come fa? Ditemi, come fa? Noi continuiamo a comprare gente dall'estero. E poi ci stanno squadre come il Barcellona, no? Il Barcellona che praticamente quando pesca dal vivaio va meglio che quando compra dall'estero, quindi figuratevi un po'. Squadre come il Manchester City, vi devo citare Foden per caso, un certo Foden, no? Foden. Che se venisse in Italia porco te sarebbe idolatrato come il fenomeno mondiale. Pensate un po', Foden, che adesso sta al Manchester City e mi sembra faccia pure la riserva, tra parentesi. Quindi pensate un po'. Questa è la differenza. Che noi in Italia non diamo fiducia ai giovani. E questi sono i risultati, ce lo meritiamo. Italia fuori dal mondiale per la seconda volta. Complimenti a tutti quanti, complimenti. Io fossi in voi, me scaverei una buchetta e mi ficcherei là dentro fino al prossimo anno. Ciao!